Quando si parla di legami emotivi, potremmo pensare alle storie d'amore di Hollywood o alle epiche amicizie nelle serie TV che ci tengono incollati allo schermo. Ma esiste un tipo di legame altrettanto potente, che non richiede un abbonamento streaming né lacrime su cuscini intrisi di dramma. Il legame emotivo tra te e il tuo gatto. Sì, proprio quello che ti guarda con occhi semichiusi mentre pensi che stia per addormentarsi. Ma in realtà sta valutando se sei degno di essere il suo umano. Se vuoi scoprire quindi come nasce, ma soprattutto come rafforzare il tuo legame emotivo con il tuo gatto, rimani incollato fino alla fine di questo video. Ma intanto, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e spunta la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. La prima impressione. Non si scorda mai, o forse sì? Ricordate il giorno in cui quel batuffolo di pelo è entrato a far parte della vostra vita? Voi eravate lì, forse con un giocattolo o un po' di erba gatta, e lui vi ha guardato con la stessa espressione di qualcuno che valuta se restituire un articolo acquistato online. Questo umano sembra funzionare bene, vediamo come si comporta in fase di prova. E così inizia la danza del corteggiamento, in cui per ogni grattino dietro le orecchie si guadagna un punto e per ogni passo falso, tipo calpestare quella coda per errore, si torna al punto di partenza. L'arte del conversare senza parole. La comunicazione tra umani e gatti supera ogni aspettativa. Non si tratta di blaterare via sulla nostra giornata, ma di quell'intesa profonda che si instaura quando il tuo gatto ti fissa mentre parli con il frigorifero aperto. Lui non ha bisogno di Google Translate per capire che stai chiedendo a te stesso se c'è abbastanza latte per la colazione. E quel lieve movimento di coda non è altro che un elegante «Certo che c'è, ma assicurati di lasciare spazio per la mia cena». I gestori del tempo. Chi dorme non piglia pesci. Ma forse un topo. Il tempo trascorso con il nostro gatto può sembrare un po' relativistico. Einstein probabilmente aveva un gatto, perché solo chi ne ha uno può capire come il tempo si dilati quando stiamo cercando di finire un progetto mentre il nostro gatto decide che la tastiera è il posto perfetto per un pisolino. Scadenza? Mai sentito nominare, sbadiglia il gatto annidato sui tuoi appunti. La diplomazia del gioco. Il gioco è fondamentale. Non sto parlando di una semplice palla di carta, ma di quella danza intricata in cui tu cerchi di stuzzicare l'istinto predatorio del tuo gatto senza finire con un graffio. È un valzer di destrezza e tempismo. Lui finge disinteresse. Tu aumenti la posta in gioco con una piuma nuova di zecca. E poi, come per magia, si stabilisce un'intesa perfetta, un miracolo di armonia domestica. Il linguaggio del comfort. Chi dice che i gatti non siano creature di comfort non ha mai avuto un gatto. Il legame si rinforza nei momenti di relax, quando tu e il tuo gatto siete affondati nel divano dopo una lunga giornata. Lui inizia il ronroneo, tu abbassi la guardia e la serata si trasforma in un'oasi di pace. A meno che non decida che è il momento perfetto per giocare a cattura il piede umano sotto le coperte. Gli chef stellati del mondo felino. Ah, il cibo! Non c'è miglior modo per il cuore di un gatto che attraverso il suo stomaco. Ma non è solo una questione di riempire la ciotola. Si tratta di capire i gusti raffinati del signor Micio. Pollo o salmone? Croccantini o umido? E quando lo trovi, quando finalmente capisci che cosa fa scattare quel ronroneo di approvazione? E quando lo trovi, quando finalmente capisci che cosa fa scattare quel ronroneo di approvazione, ti senti come uno chef stellato che ha appena ricevuto la sua prima recensione a 5 stelle. È un momento di gloria pura, fino a quando non capisci che i gusti del tuo gatto sono più volubili del meteo. Oggi ama il pollo, domani lo snobberà, come se gli avessi servito il cartone della pizza della settimana scorsa. Gli psicologi pelosi. Ma i gatti sono più di semplici compagni di giochi e degustazioni. Sono dei veri e propri terapeuti domestici. Non hanno bisogno di chiedere «E come ti fa sentire questo?». Loro già sanno. Non appena ti siedi, con lo sguardo perso nel vuoto dopo un giorno no, ecco che il tuo piccolo felino fa la sua mossa. Con le fusa che sembrano avere la stessa frequenza di una canzone rilassante, il gatto si posiziona sul tuo grembo, mandando via ogni pensiero negativo. Chi ha bisogno di una spa quando si ha un gatto? I misteriosi modelli di sonno. Dormire è un'arte per i gatti
e osservare il tuo amico peloso mentre dorme può essere un'esperienza quasi mistica. Come fa a dormire contorcendosi in quelle posizioni? E più importante, come fa a passare dal sonno profondo a un salto acrobatico non appena la porta si apre? Forse il sonno dei gatti è un fenomeno quantistico che l'umanità non è ancora pronta a comprendere. I compagni silenziosi. Non sottovalutiamo il potere della semplice presenza di un gatto. Possono non dire nulla, anche se a volte quei miagolii sembrano sospettosamente simili a parole, ma il loro silenzioso sostegno può essere ciò di cui abbiamo bisogno. Sono come quelle statue di Buddha, ma pelose e con la tendenza a spingere oggetti dal tavolo, per insegnarci l'attaccamento è transitorio, probabilmente. Il legame emotivo tra te e il tuo gatto è un intreccio di tutti questi capitoli e molti altri ancora. È fatto di momenti di gioco, di conforto silenzioso, di risate per le buffonate e di meraviglia per le loro peculiarità. Ma la verità è che, nonostante tutti i nostri sforzi per comprenderlo, l'elemento più affascinante di questo legame è proprio il suo mistero, quell'incognita che ci tiene a indovinare, cercare e soprattutto amare. Bene, finisce qua questo video. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un bel like a questo video. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao e a presto!